Dottor Guarneri, buongiorno. Buongiorno. Ma senta, ho visto un volantino un po' curioso, che da che sapevo siete ancora con Sinistra e Libertà, giusto? Certo. No, perché ho visto che c'è un volantino che dice che siete a fianco con l'amministrazione, cioè l'amministrazione è grillina, con tutto il rispetto ai grillini. Cosa significa questa? Colgo l'ironia, che insomma apprezzo, però è meglio specificare. Noi siamo a fianco dell'amministrazione su un fatto, parliamo della GPL, del deposito di Valdarìo. Ho letto come tutti sui giornali che a seguito anche del convegno bello che c'è stato, lodevole devo dire anche, che c'è stato in auditorium la settimana scorsa. L'abbiamo ripreso un po' di interventi. Sì, l'ho visto nella pagina di Chiodo Azzurra. Ho visto che viene proposta, no, una idea che è quella dell'annullamento del parere rilasciato dall'ex dirigente della comunale, dall'urbanistica, rispetto a quello che gli veniva chiesto se c'era una incompatibilità con il piano regolatore generale. Quel dirigente aveva detto non c'è assolutamente nulla osta, e quindi questo esperto, riconosciuto tra l'altro anche all'interno del comitato di GPL come uno dei migliori, eccetera, dice no, beh allora questa è una strada, quella dell'annullamento della delibera precedente, che dovremmo assumere. Cioè il comune dovrebbe fare questa cosa. In autotutela? In sede di autotutela, come si dice. Io trovo questa un'idea veramente insomma straordinaria, in questo senso siamo vicini all'amministrazione. Cioè, se stiamo dicendo che questa è una bomba ecologica, no? E quindi dobbiamo usare tutti gli strumenti legali, legittimi, per addivenire ad una soluzione, siccome io penso che questa ditta abbia anche una prospettiva di guadagno, eccetera, i lavori sono molto avanti, allora io penso anche che se questa è la soluzione non ci vuole molto, basta fare solo un atto che elimini, appunto annulli quello precedente e ponga il diniego, cioè un parere negativo rispetto a quello che è stato rilasciato 2 anni fa. Ci vogliono 5 minuti, non di più. Immediatamente dopo viene data comunicazione alla ditta che deve sospendere i lavori e ripristinare i luoghi allo stato di fatto. Però su questo sembra adesso ci sarà una commissione, parleranno di questa cosa, sembra che ci sia un po' di titubanza da parte dell'amministrazione invalidare l'atto. Buongiorno, ciao. Io penso che qualche titubanza ci possa essere, però siccome io non sono un esperto, no, e mi devo fidare di qualcuno, l'esperto al quale è stato chiesto ma cosa si può fare, è stato lui a indicare questa strada. Mi dicono che all'interno del comitato, tra i più insomma forti, c'è il vice sindaco dell'amministrazione comunale. Credo che ci siano tutti gli elementi per arrivare a una soluzione. Cioè non possono prendere l'esperto, chiedergli un parere, questo dice fate così, adesso dicono no, questa roba qua non la facciamo, perché no. Secondo me sarebbe serio dire bene, questa è la strada, seguiamola fino in fondo, perché tra l'altro per davvero questa sarebbe la strada che finalmente pone un paletto invalicabile rispetto al problema. Questo è quello che dice comunque l'esperto. Questo è quello che dice l'esperto. Bisogna vedere se quello che dice l'esperto effettivamente corrisponde al vero, voglio dire. Insomma, cioè, ci dovremmo pure fidare, o se no devono chiamare il secondo esperto che deve dire una cosa che fa più piacere rispetto a quello che ha detto il primo esperto. Hanno l'esperto che ha detto questa roba qua, e che facciano sta roba qua? Cambiando leggermente discorso, ma rimanendo nel discorso, mi sembra che non è la prima iniziativa che fate su questa roba. No, nel volantino di oggi lo richiamiamo anche, no? In epoca non sospetta, stiamo parlando del giugno del 2015, noi come oggi d'altronde siamo venuti in piazza e abbiamo informato, quando ancora tutti se ne stavano completamente zitti, abbiamo informato che c'era un grave rischio, cioè che si trattava di questo impianto che era pericolosissimo, una bomba ecologica, eccetera. Abbiamo raccolto le firme, articoli di giornale, abbiamo fatto informazione. Non si è mosso praticamente nessuno. Mi fa piacere che oggi, a 1 anno e mezzo di distanza, la cosa abbia preso piede, e anche grazie attraverso il comitato che si è formato, finalmente, no, c'è una presa di coscienza importante. Ho il sospetto che se questo fosse avvenuto 1 anno e mezzo fa, magari qualcosa si,
si poteva fare autorizzazioni meglio. Ancora non c'erano? Questo penso sì. L'autorizzazione edilizia almeno? No, forse l'autorizzazione c'era. No. Forse dovevano, no, non c'era ancora, adesso non mi ricordo la data, però sicuramente dovevano ancora cominciare i lavori. E mentre adesso ci sarebbe un problema, che se io ti tolgo in questo momento l'autorizzazione, ho già fatto dei lavori e ho una previsione di guadagno e quindi ti posso chiedere i danni, un anno e mezzo fa forse questa roba non c'era e quindi questo problema forse sarebbe stato molto ma molto più tenue. Siamo rimasti inascoltati, qualcuno ci ha detto perché siamo piccoli. Guarda, anche da solo piccolo, ma almeno le cose le dico. Va bene, grazie dell'intervento. Grazie a te. Grazie.